Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapez. Oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video. Appunto siamo qui appunto per i consigli di fantacalcio. Io ovviamente ve li porto sempre come al solito, ve li porto sempre sotto forma di top 11. Quindi vi farò una top 11 con 7 panchinari. Quindi come vi consiglierò 18 giocatori per questa giornata, per l'ottava giornata di Serie A. Mi raccomando, già adesso lasciate un bel mi piace qui sotto, un bel commento dicendomi se avete dei dubbi su chi schierare, dubbi o di scambi o dubbi di formazione per questa giornata. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti che vi aiuto. Mi raccomando, quindi commentate e condividete il video se siete nuovi. Mi raccomando, non vi costa niente, iscrivetevi e attivate la campanella. Iscrivetevi perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. E mi raccomando, campanella attiva perché YouTube non manda le feed. Passate nella mia descrizione e venite a seguire tutti i miei link social, quindi su Instagram e su Piattaforma Viola e su tutti quanti i social. Passate sui canali dei miei amici che fanno il fantacalcio con me e parlano di calcio a 360 gradi. Mi raccomando che loro sono molto bravi e meritano tanto, quindi iscrivete pure da loro. Se avete perso gli ultimi video, post partita della nazionale e la mia rosa al fantacalcio, se non l'avete visto andatelo a recuperare qui sopra nelle schede. Passiamo alla mia top 11, quindi titolare, quindi gli 11 titolari. Appunto, come modulo ho scelto il 3-4-3. In porto ho scelto, ragazzi, ho scelto il buon Musso. Musso che gioca appunto in casa contro il Genova. Allora, sulla carta diciamo che sono due squadre che secondo me la vedo una partita molto chiusa. Però diciamo un gol potrebbe anche subirlo Musso, diciamo. Però comunque sono due squadre che non segnano tanto, quindi ho deciso Musso perché soprattutto in ottica modificatore è un portiere validissimo, quindi ve lo consiglio, quindi appunto come portiere titolare. Difesa a 3 formata da Yoshida, De Ligt e Spinazzola. Yoshida appunto che gioca in casa contro il Bologna, partita che ve lo consiglio soprattutto Yoshida in ottica modificatore, perché è un giocatore che comunque quando la Samp gioca in casa può portare a parte le sufficienze ma anche dei buon 6 e mezzo. Due giornate fa ha portato un 7 in pagella, la scorsa giornata la Sampdoria ha perso 3-0, lui si è portato a casa un 6. Quindi io ve lo consiglio perché sta giornata potrebbe far bene. Poi come altro difensore appunto De Ligt, che secondo me contro la Juventus torna a titolare, perché visto che ci sono le assenze di Chiellini e Bonucci in difesa, come difensore di ruolo c'è solamente Demiral, quindi De Ligt che ritorna a giocare titolare, secondo me magari galvanizzato da tutto questo tempo che non gioca, magari su calcio d'angolo, visto che la Juve secondo me attaccherà tanto su calcio d'angolo, lui è uno che spesso va a saltare e magari un più 3 a sorpresa potrebbe portarlo, ma comunque è buono anche in ottica modificatore. E poi come appunto come terzo ho scelto Spinazzola. Ragazzi, non sto qui a spiegarvi perché ho scelto Spinazzola. Secondo me torna dal appunto fortunatamente in questa annata grandissima sta facendo il buon Spinazzola, uno dei migliori difensori della Roma, gioca sull'esterno a tutta fascia, secondo me Bonus li può portare contro il Parma, soprattutto che è una squadra che in difesa concede parecchio, quindi Spinazzola come terzo nome. Centrocampo, quindi 4 a centrocampo ho scelto col primo centrocampista, quindi centrocampo formato da De Paul, HK Pro, Pulgar e Mkhitaryan. De Paul che gioca appunto in casa l'Udinese, come vi stavo dicendo, contro il Genova. Il Genova che secondo me è buono soprattutto perché è rigorista, potrebbe scapparci magari un rigorino per l'Udinese, chi lo sa. Comunque tira i punizioni, tira i calci d'angolo, magari un più una sorpresa contro il Genova, secondo me è straconsigliato. Come altro centrocampista ho scelto HK Pro perché ragazzi manca Sergej Milinkovic Savic, complice del Covid. L'ho visto giocare bene quando è stato chiamato in causa, è un giocatore un po' strano, in molte leghe sarà pure svincolato, però io comunque se lo avete magari in fantacalci numerosi dategli una chance perché mi sento un più 3 a sorpresa, magari così potrebbe essere una goleata quella della Lazio e quindi magari potrebbe segnare anche se partirà dalla panchina. Anche se potrebbe partire dalla panchina dipende da un po' le scelte di Inzaghi. Ma comunque voi avete le formazioni titolari perché gioca la Lazio, gioca per prima e potete vedere se parte titolare. Però comunque tra parentesi vi ho messo anche Luis Alberto perché soprattutto Luis Alberto va messo, anche se ci sono voci che potrebbe dopo l'intervista che ha fatto, che ha parlato male della Lazio,
potrebbe partire dalla panchina per punizione, però comunque Luis Alberto dovete metterlo, per sicurezza mettetelo sempre, e pure Acapro se ce l'avete. Poi, come altro centrocampista, appunto Pulgar, che secondo me tornerà titolare con appunto con Prandelli, quindi giocherà sulla mediana, è rigorista, quindi con il Benevento è consigliato. Ovviamente Castrovilli va messo, però non l'ho messo nella top 11, però va messo se ce l'avete assolutamente. Castrovilli va messo, e Pulgar, questa è la giornata giusta, potete concedergli una bella chance, potrebbe tornare al più 3 magari sul calcio di rigore o magari qualche assist, perché ti batte pure i calci d'angolo. Poi, e le punizioni ovviamente. Poi come altro centrocampista, qui ragazzi ho scelto un top, ovvero Mkhitaryan. Mkhitaryan ovviamente va messo sempre, e soprattutto in queste partite, dopo che viene da una tripletta, potrebbe fare anche più di un gol, un assist magari, che ne so, o una doppietta, però insomma comunque è straconsigliato il giocatore armeno, sta abbastanza in forma, dovete assolutamente metterlo. In attacco, quindi i tre d'attacco, ho scelto Correa, Vlahovic e Quagliarella. Correa perché diciamo l'ho visto nell'ultima partita, l'ho visto abbastanza in forma, è l'unico che manca, deve ancora timbrare il primo gol quest'anno con la Lazio, quindi questa giornata dovete assolutamente metterlo. Io invece ho messo tra parentesi anche Caicedo, perché comunque Caicedo pure lui magari segna un altro gol al 95esimo, comunque potrebbe giocare titolare perché potrebbe non giocare Immobile. Comunque io comunque il pacchetto Correa e Caicedo ve li consiglio entrambi, soprattutto Correa mi ispirava molto, anche è un giocatore vivace che può portare anche assist oltre ai gol. Poi ovviamente Vlahovic, questa è la mia scommessa di giornata in attacco, e mi sento un più 3 di Vlahovic, tanto che quest'anno ha fatto solamente un gol. Con Prandelli che giocherà con una punta unica, quindi come prima punta, una punta di peso, e secondo me anche un po' tecnico, secondo me potrebbe segnare contro il Benevento, che è una squadra che in difesa concede molto, quindi se ce l'avete mettetelo assolutamente. E come terzo nome ragazzi ho scelto il buon Fabione Quagliarella nazionale, dovete metterlo perché secondo me viene da una bruttissima insufficienza, da un 5 in pagella, e secondo me in casa contro il Bologna tornerà a timbrare il cartellino, e tra l'altro è pure rigorista, quindi mettetelo se ce l'avete. I sette panchinari, quindi vi vado a elencare la panchina, quindi ho scelto questi sette nomi come prime riserve, come panchinari di questa top 11. In porta appunto, quindi un portiere, due difensori, due centrocampisti e due attaccanti. In porta ho scelto Drongoski, che gioca contro il Benevento, potrebbe comunque in ottimo modificatore, è un ottimo portiere, magari potrebbe portare anche un clean sheet o al massimo un gol subito. Poi in difesa appunto ho scelto Larsen come primo panchinaro, che è una partita, Larsen e Di Marco come secondo panchinaro. Larsen che gioca appunto in casa contro il Genoa, manca ancora il bonus, e sta giocando magari un assist, visto che gioca esterno a tutta fascia, un assist potrebbe portarlo, non si sa, però comunque un 6,5 potrebbe anche portarlo, è buono pure in ottica modificatore, soprattutto in fantacalci numerosi è molto buono avere Larsen, è un tappabuchi perché gioca sempre in esterno a tutta fascia. E insomma, come secondo macchinario Di Marco, una sorpresa del Verona, quest'anno sta giocando ha fatto tante presenze, mi piace, anche perché è uno degli esterni migliori che adesso il Verona, perché Faraoni è infortunato, Lasovic c'ha il Covid, e quindi è l'unico esterno di ruolo, diciamo, però è listato difensore, quindi secondo me poi c'ha un piedino abbastanza caldo, un bel piedino, e potrebbe portare un assist e tira anche le punizioni, occhio perché c'ha un tiro da fuori assurdo l'ultima giornata, se non sbaglio ha preso una traversa, quindi ve lo consiglio. Come centrocampisti, come due di centrocampisti per la panchina, ho scelto Gaston Ramirez, ex di turno, che giocherà appunto Sampdoria Bologna, lui è un ex, e secondo me questa giornata potrebbe mettere il più 3 sul cartellino, secondo me potrebbe andare a purgare da ex, però comunque tira le punizioni, batte pure lui ogni tanto i calci d'angolo. Comunque se ce l'avete date un'occasione, perché secondo me è una buona scelta questa giornata. E poi ragazzi, volevo mettere un centrocampista dell'Atalanta, ho scelto Freuler, perché lui magari è uno che non segna spesso, però magari in fantacalci numerosi porta tante buone valutazioni, però comunque in queste giornate uno come Freuler vi può far comodo, magari un assist o un più 3 a sorpresa, perché l'Atalanta potrebbe attaccare tanto contro lo Spezia, che comunque è una squadra, occhio, lo Spezia comunque non è una squadra facile da affrontare quest'anno, e però Freuler secondo me potrebbe essere un uomo da bonus settimana. E ci ho messo anche Pasalic, ovviamente magari Pasalic è un po' più consigliato,
Io sono andato un po' più su Freuler perché magari è un po' più diciamo meno scontato. E in attacco come due nomi ho scelto il primo nome, ragazzi, Alvaro Morata, che gioca appunto in casa contro il Cagliari. Sarà la prima punta appunto del il perno dell'attacco della Juventus. Ovviamente mettete i vari Dybala, anche se parte dalla panchina. Ronaldo assolutamente va messo, Kulusevski se ci avete mettetelo. Metteteli, giocatori, a Juve potete metterli quasi tutti secondo me. Però Morata diciamo è quello che sta più in forma. E secondo me un gol potrebbe farlo, magari pure una doppietta ci potrebbe scappare. Sta abbastanza in forma. Come secondo nome, ragazzi, dell'attacco per la panchina sono andato su una scommessa che secondo me è tanto che non segna, però è un bel profilo, un bel prospetto. Già fatto, se non sbaglio, due gol, se non mi sbaglio, ovvero Lammers dell'Atalanta, che secondo me è complice del fatto che l'Atalanta farà molto turnover, Muriel e Zapata che stanno ancora, devono rientrare dalle nazionali con la Colombia, potrebbe fare turnover Gasperini e secondo me Lammers potrebbe avere parecchio minutaggio, ma anche se dovesse partire dalla panchina io lo straconsiglio, perché l'Atalanta ha un potere offensivo abbastanza elevato, quindi Lammers dovete metterlo. Questi, ragazzi, era la mia top 11 con 7 riserve, quindi la mia top 18 tra virgolette, i 18 consigliati per questa giornata. Fatemi sapere che ne pensate di questa top 11. Fatemi sapere se avete, appunto, se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione, commentatevi se avete dubbi di formazione o dubbi di scambi, eccetera eccetera. Sotto nei commenti, se nuovi iscrivetevi, attivate la campanella. E niente, ragazzi, rimanete attivi con la campanella perché appunto settimana prossima, tutte le settimane streamerò in live su YouTube per il momento, poi in futuro passerò sulla piattaforma Viola, quindi sempre attivi. E niente, ragazzi, da qui è tutto, noi come ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi, buon fantacalcio a tutti e vamos! Ciao, ragazzi!